Salve a tutti, oggi voglio testare l'impermeabilità del nostro Fitbit Charge HR2, così si chiama? Comunque, Fitbit Charge 2. Allora, posiziono la telecamera e poi continuo con le riprese. Partiamo col dire che io senza nessun problema ho fatto docce per, boh, penso da quando ce l'ho. Ho questo cinturino non originale più questa cover e io non ho avuto mai problemi a sciacquarlo sotto l'acqua completamente e anche a lavarlo. Adesso vediamo di non rompere magari il telefono perché il telefono non è impermeabile. Magari stando attenti a non premere questo bottone perché forse lì l'impermeabilità è parecchio messa a dura prova, però come vedete funziona regolarmente. Ho premuto adesso anche il tasto per riattivarlo. Io uso, ripeto, questa cover, ma è solo antigraffio e antiurto, e in più ho una pellicola. Adesso vado a riempire l'acqua. Certo, ovviamente non è come portarlo in piscina o al mare, però perlomeno io se dovessi fare un bagno al mare non mi immergerei insomma più di 1-2 metri. Adesso rimetto questa sua pellicola e lo vado a immergere nell'acqua. Eccolo lì. Certo, non sono litri e litri d'acqua, però come vedete non dà problemi, e anche premendo il tasto, che è diciamo la cosa che sconsiglio perché a questo punto potrebbe entrare da lì l'acqua. Adesso direi che lo aspettiamo un po', lo lasciamo e poi vediamo i risultati. Questo lavandino vedo che non è che si riempia molto d'acqua, però va bene. Devo il tasto. Ecco, nessunissimo problema a ricevere quantità forti di acqua, e lo lasciamo immerso ancora. Adesso diciamo che è completamente sotto l'acqua. Certo, non sarà una pressione di un'immersione in mare a 5-10 metri, però comunque se non fosse impermeabile non, ecco, non si riaccenderebbe, come potete vedere. Va bene, diciamo che voglio vedere poi se nei giorni successivi dia problemi di batteria o di display e vi farò sapere. Comunque per adesso diciamo che il risultato è questo. Il Fitbit funziona ancora regolarmente.